Udinese ed Hellas Verona che in questo momento fanno il loro ingresso in campo sul rettangolo verde del comunale di Vigasio. Ed eccoli qui, partiti. È proprio l'Hellas che attacca da sinistra verso destra, subito l'attacco di Vutov, che è protagonista dell'amichevole del giovedì della prima squadra. Il lancio per Pertain, posizione regolare del croato. Pertain entra in area, ancora Pertain, si aggiusta il pallone sul destro. Pertain! Palo! Palo clamoroso dell'Udinese, subito la chance di passare in vantaggio. Però interviene Caronte, lancia lungo per Pertain, il pallone è buono. Pertain entra in area di rigore, il destro di Pertain, pallone fuori, ancora una chance però per l'Udinese. Ancora Biarzotti, il cross nel mezzo, occhio che è buono per Capelluzzi, il tiro! Spera che attraversa tutta l'area di rigore, ma non trova la porta. Grande chance per Capelluzzo anche da qui. Caronte, che però regala di nuovo il pallone all'Hellas. Di nuovo Fares, salta netto Bocnevic, Fares col destro, Meret, poi Biarzotti, spreca tutto Biarzotti. Zapata può andare al cross nel mezzo con il sinistro, Vutov sul primo palo, Bocnevic sul secondo, pallone proprio per Vutov, spera che resta lì e finisce incredibilmente fuori. Ha avuto Vutov la chance di portare i suoi in vantaggio, perdonate. Chance per l'Hellas Verona ancora una volta e finisce qui questo bellissimo primo tempo tra Hellas Verona e Udinese. Arrivano infatti. Adesso sì, partiti. Jankto parte da Caronte. Caronte può lanciare subito in avanti con il destro a Cerro. Checchin, l'anticipo di Pertain su di lui. Pertain ancora, arriva Zapata come un treno, servito in questo momento lì sulla destra, si accentra Zapata. Poi Judson, il tiro del brasiliano non trova la porta. Prima chance del secondo tempo, qualcosa, allarga tutto sulla sinistra dove ha campo per avanzare Tentardini. Arriva la chiusura di Judson, entra in area Fares, il pallone è morbido proprio per lui. Fares la stoppa, spera che resta lì. Per fortuna Meret anticipa tutti, non ha poco movimento in avanti. Pontisso lancia lungo di nuovo per Zapata, la mette a terra Alexis, vediamo se ha recuperato Zapata, uno contro uno con Tentardini. Zapata si accentra, potere al sinistro, Zapata ancora una finta, Zapata tre su di lui, Judson, il tentativo, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco di Vutov, che bellissima azione però, che parata di Ferrari. La possibilità, Judson, di mandare in porta i suoi, invece è arrivata la chiusura e la retroguardia scaligera. Bocchinievici, il pallone resta lì, occhio a non rischiare. Parte Berzotti, il pallone nel mezzo, chiusura di Zossi, Capelluccio può appoggiarsi, il tiro di Speri e il vantaggio dell'Hellas Verona. Ancora una volta un pasticcio in difesa. Judson non arriva sulla sfera perché bravo Riccardi, occhio alla palla che è gestita da Fares in velocità su Bocnevic, ancora Fares cerca di tenerlo, Bocnevic lo salta netto Fares, grande chance per il Verona, pallone che finisce fuori, c'è stato forse anche il palo colpito da Bearzotti. Bisogna cadere in queste provocazioni, arriva anche il fischio finale, il Verona batte dunque l'Udinese, decisiva una rete. Una rete di Speri. Hellas Verona che dunque supera in classifica l'Udinese.